Dobbiamo promuovere una cultura sociale e politica che protegga i diritti e la dignità dei migranti. È il messaggio di Papa Francesco nell'intenzione di preghiera per il mese di giugno. Pubblicati due bandi per l'assunzione di nuovi insegnanti di religione cattolica, il Cardinal Zuppi ha sottolineato la costante collaborazione con il Ministero dell'Istruzione. Un confronto sul tema della giustizia è stato ospitato nel liceo Tedone di Ruvo di Puglia. I liceali hanno dialogato con l'ex magistrato Gherardo Colombo. A Taranto è stata presentata Startup Retreat, l'iniziativa dedicata alle aziende innovative con l'intento di supportare 20 imprese nella definizione del loro business. Al Via Monopoli, la sesta edizione di Prospero Fest, la rassegna culturale in programma dal 16 al 21 giugno prossimi nel porto antico della città. Bentrovati alla prima edizione del telegiornale di Teledeon. Dobbiamo promuovere una cultura sociale e politica che protegga i diritti e la dignità dei migranti. Sono le parole di Papa Francesco nell'intenzione di preghiera per il mese di giugno. Ascoltiamo. Preghiamo perché i migranti in fuga dalle guerre o dalla fame, costretti a viaggi pieni di pericoli e violenze, trovino accoglienza e nuove opportunità di vita nei paesi che li ospitano. È l'intenzione di preghiera di Papa Francesco per il mese di giugno, per Bergoglio al dramma vissuto dalle persone costrette a lasciare la propria terra, in fuga da guerre o dalla povertà, si aggiunge spesso una sensazione di sradicamento, di non sapere quale sia il proprio posto. Inoltre, in alcuni paesi di arrivo, i migranti sono visti con allarme e paura. Appare allora il fantasma dei muri, muri nella terra, specifica il pontefice, che separano le famiglie, e muri nel cuore. Secondo Francesco, noi cristiani non possiamo condividere questa mentalità. Chi accoglie un migrante accoglie Cristo, dice. Dobbiamo promuovere una cultura sociale e politica che protegga i diritti e la dignità dei migranti, l'appello, che li sostenga nelle loro possibilità di crescita e che li integri. Un migrante ha bisogno di essere accompagnato, sostenuto e integrato, conclude. C'è collaborazione costante e fruttuosa tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero. Lo ha dichiarato il Cardinale Zuppi all'indomani della firma dei due bandi per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica. Sentiamo. Apprezzamento e gratitudine sono stati espressi dal presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, al Ministero dell'Istruzione e del Merito per la firma dei due bandi che disciplinano le procedure ordinarie per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria e nella scuola secondaria. La selezione si terrà a 20 anni dalla prima e finora unica procedura bandita nel febbraio 2004 in attuazione della legge 186 del 2003 che istituiva i ruoli per l'insegnamento della religione cattolica. Si tratta dell'importante conclusione di un percorso di collaborazione costante e fruttuosa tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero, afferma il presidente della CEI, che aggiunge: dopo l'intesa siglata il 9 gennaio scorso, la firma dei bandi non è solo un atto formale, ma rappresenta una volta di più il riconoscimento del valore degli insegnanti di religione nelle scuole del Paese, nell'ottica del dialogo e dell'approfondimento culturale. Poi rivolge il suo pensiero ai docenti che saranno impegnati nella selezione, a tutti e a ciascuno l'augurio per il concorso, insieme al ringraziamento per la passione, la competenza e la professionalità messi a servizio dei nostri bambini e ragazzi. Un confronto sul tema della giustizia è stato ospitato nel liceo Tedone di Ruvo di Puglia, nel Barese. I liceali hanno dialogato con l'ex magistrato Gherardo Colombo. Ascoltiamo. Spiegare ai più giovani cosa è giusto e cosa non lo è. Far capire se una punizione serve oppure no. Ragionare sull'importanza del rispetto delle regole. Un dialogo tra un uomo di giustizia, Gherardo Colombo, e gli studenti e le studentesse del liceo Tedone di Ruvo di Puglia nel Barese. Un incontro inserito nell'ambito del progetto Giustizia senza sbarre della Caritas della diocesi di Molfetta. Un confronto sulla giustizia come valore. Questa parola, no? Giustizia. Che noi usiamo anche in un modo così complesso, perché con la parola giustizia intendiamo due cose diverse: l'amministrazione della giustizia
e cioè quindi chi ha ragione e chi ha torto, se qualcuno ha commesso un reato e così via, ma anche un punto di riferimento, un valore, no? Che cos'è giusto e che cos'è ingiusto. E questo non dipende soltanto dalla legge, ma dipende anche da dei punti di riferimento ulteriori. Caposaldo della giustizia resta la Costituzione, faro di ogni cittadino per i diritti fondamentali in essa riconosciuti e tutelati. Punto di riferimento nostro qui oggi, quello che ci dice che cos'è giusto e che cos'è ingiusto, è la Costituzione. E se noi non parliamo delle regole, se non parliamo della Costituzione, se non parliamo del punto di riferimento da cui viene la giustizia, come facciamo a essere giusti? E allora è necessario parlare ai ragazzi, anche agli adulti, però gli adulti hanno la testa un pochino più dura secondo me, è necessario parlare sia delle regole che della giustizia. I ragazzi come punto fermo della Costituzione devono tener conto del fatto che la Costituzione è costruita sul riconoscimento della dignità di ciascuno di noi e quindi sul bando completo della discriminazione. Nessuno può essere penalizzato. Si chiude oggi il 21° Congresso Nazionale della Società Italiana Sistema 118 presso la Libera Università Mediterranea Giuseppe De Gennaro. L'evento ha focalizzato l'attenzione su temi di grande importanza per il futuro del sistema emergenza. Sentiamo. Una riforma organica che permetta di potenziare la qualità del servizio del sistema emergenza su tutto il territorio nazionale, che valuti immediatamente la gravità della situazione, garantisca al paziente un intervento tempestivo e competente e possa agire dunque con strumenti e mezzi adeguati. Una riforma a tutto tondo che ci impegna a ritenere quale indispensabile la valutazione, la condivisione, il confronto tra le diverse esigenze rispetto alle soluzioni che noi andiamo ad intraprendere affinché quanto chiediamo venga accolto non a caso perché è maturato semplicemente in almeno 30 anni di esperienza. Di questo e delle nuove opportunità si è parlato durante il Congresso Nazionale della Società Italiana Sistema 118 presso la Libera Università Mediterranea Giuseppe De Gennaro. Stiamo lavorando sui progetti di intelligenza artificiale che possa rappresentare un supporto utile ai momenti decisionali dello specialista dell'emergenza in tutte le sue declinazioni professionali, il medico, l'infermiere, l'autista soccorritore, e quindi riteniamo che la ricerca scientifica debba trovare spazi di attuazione rilevanti nella nostra realtà. Questi percorsi, quello della sperimentazione e quello dell'intelligenza artificiale, ci vedono quindi in un contesto internazionale di presenza e di divulgazione, di sperimentazione che autorevolmente vede l'Italia quindi portare avanti l'egida di paese fertile sul piano delle intelligenze e sul piano della creatività. La situazione di sovraccarico che molti professionisti della salute italiani vivono è responsabilità delle condizioni di lavoro ma non del rapporto con i malati. È quanto emerso da uno studio di Istud, una delle più rinomate business school italiane. Sentiamo. Secondo l'indagine La vita dentro le organizzazioni sanitarie dell'area sanità e salute di Istud, una delle più rinomate business school italiane, il rischio di burnout è quasi azzerato nella relazione tra i professionisti sanitari e i pazienti perché prevale la fiducia reciproca nel rapporto di cura. Lo stato di stress cresce invece per i carichi di lavoro, per le risorse scarse e soprattutto per l'assenza di riconoscimento del lavoro svolto da parte del management. Il burnout, come suggerisce l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è lo stato di stress cronico lavoro correlato, caratterizzato dalla sensazione di completo esaurimento delle proprie energie fisiche e mentali. Nello studio, condotto tra dicembre 2023 e gennaio 2024, sono state raccolte le voci e i punti di vista di 176 professionisti sanitari da tutta Italia,
con un'età media di 54 anni. Questa ricerca evidenzia come nella sanità ci sia scarsità di risorse, di investimenti e di incentivazione da parte del management, ha commentato Maria Giulia Marini, direttrice scientifica dell'area Sanità e Salute di Istud. Occorre fare formazione ai dirigenti sulle soft skills, come richiesto dalle linee guida dell'OMS del 2022. È necessario, inoltre, investire nei giovani e potenziare le cure territoriali, riconoscere il ruolo degli infermieri e fare una seria prevenzione sugli stili di vita, ha concluso Marini. Una ricerca clinica condotta dall'Istituto De Bellis di Castellana Grotte ha rivelato che il consumo di carne rossa accompagnata alle verdure riduce il rischio di tumore del colon. Scopriamo di più nel servizio. Carne rossa e verdure, un abbinamento ideale che riduce in circa un quarto dei casi il rischio di tumore del colon dovuto ad un consumo eccessivo di carne rossa. È quanto rivela una ricerca dell'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico Saverio De Bellis di Castellana Grotte, la cui prima firmataria dell'articolo scientifico è la dottoressa Rossella Donghia. Obiettivo dello studio, che ha coinvolto una popolazione di oltre 1600 persone, è stato quello di analizzare non soltanto gli effetti di un singolo nutriente, la carne rossa, ma di contestualizzarla, associandola ad altri nutrienti come i vegetali a foglia larga. Il consumo di carne rossa deve essere certamente controllato nella vita moderna. Oramai sono numerosissimi gli studi che consigliano di limitarne un consumo non superiore ai 50 grammi giornalieri, quindi per un totale di circa 350 grammi la settimana. Questo perché tutte le società scientifiche internazionali e nazionali hanno spiegato come l'eccessivo abuso di carne rossa possa essere correlato sia allo sviluppo di patologie croniche, ma anche lo sviluppo di tumori, in modo particolare ai tumori del colon. Ebbene, quello che risulta chiaro è che un consumo maggiore di quelli che sono i limiti proposti, quindi 50 grammi, si associa ad un fattore di rischio doppio per sviluppare un qualunque tumore. Però la buona notizia è data dal fatto che, in questo è una novità assoluta in campo internazionale, è dato dal fatto che associando alla carne rossa il consumo contestuale di vegetali a foglia larga, perché lo studio si è incentrato su questi, e anche una piccola porzione di vegetali pari a circa 30 grammi, quindi davvero un piattino per esempio di insalata insieme alla carne rossa, ebbene questo abbatte il rischio di circa il 25%. La dieta mediterranea vince anche nel 2024 la sfida mondiale. Si registra un balzo dell'export dei prodotti made in Puglia. A confermarlo è la Coldiretti regionale. Ascoltiamo. La dieta mediterranea vince la sfida mondiale anche nel 2024, a contendersi il podio 30 diverse alternative, in vetta il nostro regime alimentare con un punteggio dell'85,1%. Segue quella DASH contro l'ipertensione. Quinta classificata, la dieta flexariana, un modo flessibile di alimentarsi. Coldiretti Puglia commenta il successo riportando i dati Istat sul commercio estero relativi al 2023 dei prodotti agricoli rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si registra un balzo dell'export dei prodotti made in Puglia trainato da quelli simbolo della dieta mediterranea, come l'olio extravergine d'oliva, parliamo del più 25%, ortofrutta più 18% e pasta più 10%, sul podio degli alimenti pugliesi più venduti all'estero. Il successo della dieta mediterranea è determinato anche dal fatto che è fra le più facili da seguire, adatta alle famiglie, semplice da organizzare con alimenti di base, incoraggia un consumo moderato di grassi sani come l'olio extravergine d'oliva. Non solo, sottolinea la Coldiretti Puglia, il regime alimentare mediterraneo è salutare per il cuore. È stata associata anche una riduzione della pressione sanguigna, del colesterolo e del peso corporeo, nonché a migliori risultati di salute cardiovascolare e tassi inferiori di malattie cardiache e ictus.
L'abbondanza di verdure a foglie verdi e cereali integrali nella nostra dieta vanta anche molti benefici per il cervello. Infine, conclude l'ente regionale, non possiamo tralasciare il vino rosso, da sempre considerato grande alleato della nostra salute. La Puglia non è un paese per giovani, e quanto emerso dall'ultima indagine sulla qualità della vita di bambini, giovani e anziani, condotta da Il Sole 24 Ore, presentata nei giorni scorsi al Festival dell'Economia di Trento. Scopriamo di più nel servizio. La Puglia non è un paese per giovani e il Sud Italia in generale resta il fanalino di coda nella classifica sulla qualità della vita per fasce di età, bambini, giovani e anziani, nelle 107 province italiane. È quanto emerso dalla quarta indagine del Sole 24 Ore, Indici Generazionali, presentata al Festival dell'Economia di Trento, che misura le risposte dei territori alle esigenze specifiche dei tre target generazionali più fragili e strategici. I servizi a loro rivolti e le loro condizioni di vita e di salute. Secondo l'ultimo rapporto 2024, la regione pugliese non brilla per performance, soprattutto per quanto riguarda i giovani, con Taranto, Brindisi e Foggia fra le ultime cinque province. Nelle ultime posizioni anche la BAT, 99esima, Bari in posizione 93 e Lecce 92esima. A pesare sono i dati che fotografano i livelli di disoccupazione e imprenditoria. Realtà giovanile, numero di laureati, età delle nozze e del primo parto. La situazione migliora però nella fascia di età dei bambini, con Lecce 51esima. Bari si piazza 20 gradini più giù, Taranto è 82esima, 2 gradini più giù troviamo Brindisi, la BAT è 85esima, Foggia 90esima. L'indicatore migliore è il numero di edifici scolastici con palestra, che vede la BAT come terza provincia italiana, Lecce sesta, Taranto 13esima, Foggia in posizione 17 e Bari 21esima. Le province di Bari e della BAT sono in fondo alla classifica, rispettivamente al posto 102 e 105 per spazio abitativo, mentre Brindisi e Foggia sono in posizione 101 e 100 per i giardini scolastici. Gli indici migliori sono quelli relativi alla fascia di anziani. Il numero di anziani soli è l'indicatore migliore, segno che le persone over 65 continuano a vivere in famiglia. Infatti la BAT è prima, Bari quarta, Taranto, Brindisi e Foggia si piazzano in posizione 8, 9, 10, più giù troviamo Lecce 37esima. A Taranto è stata presentata Startup Retreat, l'iniziativa dedicata alle imprese innovative con l'intento di supportare 20 aziende nella definizione del loro business. Tutti i dettagli nel servizio. Startup Retreat, un programma di accelerazione dedicato alle startup innovative nel settore One Health, un modello sanitario basato sull'integrazione di diverse discipline, è stato presentato a Taranto segnando così l'apertura ufficiale del programma, promosso dalla Casa delle Tecnologie Emergenti Calliope del Comune di Taranto, con il sostegno del Ministero delle Imprese del Made in Italy e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Questi eventi sono fondamentali per riportare in qualche maniera queste idee sulla terra, appunto, questi sogni sulla terra. Noi come progetto Calliope, è un progetto di innovazione e di ricerca sul One Health, cerchiamo di raccogliere le idee, le start-up delle piccole e medie imprese anche con attività di innovazione all'interno di un tema fondamentale per questo territorio e per l'Europa, che è appunto quello del One Health. One Health è l'equilibrio tra la salute umana, la salute animale, chiamiamola così, e l'intero ecosistema ambientale. Queste tematiche sono molto importanti perché producono innovazioni che servono per la protezione, essenzialmente la protezione ambientale. Nell'ambito del progetto sono state selezionate 22 aziende provenienti da tutta Italia che hanno avuto l'opportunità di iniziare un percorso di formazione full immersion di 6 mesi, suddiviso in 3 periodi di 2 giorni. Ci dedichiamo finalmente, con un po' di pensiero lento, ad ascoltare i bisogni delle nostre start-up. Le abbiamo selezionate, saranno 22, molte pugliesi ma altre dalle altre parti d'Italia, e per dare un contributo anche a questa città, a questo territorio, perché non è un caso che questo ritiro si faccia a Taranto all'interno di un progetto importante che è il progetto Calliope, che
lavora e mette insieme istituzioni e imprese su un tema che è il tema del momento per il nostro pianeta, che è il tema di One Health, quindi una sola salute per il pianeta, per l'uomo, per gli animali, per tutti i viventi. E adesso cambiamo argomento. Al Via, a Monopoli, la sesta edizione di Prospero Fest in programma dal 16 al 21 giugno prossimi. Vediamo. Sono 11 gli incontri con gli autori dell'edizione 2024 di Prospero Fest, la rassegna promossa dall'assessorato alla cultura del comune di Monopoli, in programma dal 16 al 21 giugno prossimi nel porto antico della città. Sesta edizione per l'evento che prende il nome da Prospero Rendella, giurista e scrittore monopolitano vissuto tra il 1500 e il 1600, a cui è dedicata la biblioteca della città tornata a vivere nel 2017. Siamo arrivati alla sesta edizione del Prospero Fest, un evento letterario interamente prodotto dalla biblioteca Rendella, una biblioteca pubblica, interamente finanziato con fondi del Comune di Monopoli, fortemente voluto dall'assessorato alla cultura, e anche quest'anno ci vediamo al porto antico di Monopoli. Dalla comunicazione all'attualità, dalle vicende geopolitiche contemporanee alla letteratura e alla filosofia, dalle violenze di genere alla giustizia, tanti i temi che saranno affrontati nella sei giorni. Sarà un appuntamento ancora più bello degli anni scorsi, incontreremo intellettuali, autori, toccheremo grandi temi di attualità e soprattutto cercheremo in qualche modo di proporli, rappresentarli in una cornice meravigliosa, è quella del porto antico di Monopoli. E ora passiamo al consueto appuntamento del venerdì con la rubrica 120 secondi di salute a cura del dottor Giuseppe Labianca, che questa settimana vi parlerà di perturbation training. Insieme al dottor Riccardo Ferro andremo a conoscere una nuova tipologia di allenamento per la prevenzione delle cadute. Oggi parliamo di perturbation training. Oggi parliamo appunto di perturbation training come metodologia o nuova metodologia di prevenzione alle cadute negli over 65. Ultimi dati ci dicono come il rischio di caduta e le cadute stesse nella categoria over 65 è in aumento nel corso degli anni. E questo comporta anche dei riscontri economici, sociali e anche familiari. Occorre quindi la necessità di creare prevenzione. In passato si utilizzava appunto il metodo d'allenamento basato sull'equilibrio, prettamente un equilibrio statico, quindi caratterizzato da posizioni in monopodalico. Dal 2000 e adesso sta prendendo piede anche nel nostro territorio, è nato il perturbation training, che è una metodologia basata sì sull'allenamento dell'equilibrio ma con perturbazioni, che mira a stimolare quella che è la componente reattiva dell'equilibrio, appunto, perché è stata vista come quella più importante, poiché la caduta avviene per un evento improvviso e imprevisto. E questo allenamento, attraverso il nostro gruppo di ricerca, stiamo cercando di portarlo sul territorio in un contesto ecologico, dando la possibilità ovviamente a tutti di poterne fruire, perché la metodologia nasce in laboratorio, prettamente nata in laboratorio, con un rapporto one to one, ed è chiaro che in questo i costi risultano essere più elevati. I risultati ottenuti da una prima sperimentazione sono stati molto molto positivi. Adesso ovviamente continueremo in questo e invitiamo anche a chi volesse affacciarsi, insomma, a questa nuova metodologia a contattarci. Grazie mille, alla prossima. Un ringraziamento al collega, ci vediamo alla prossima puntata. Ed è tutto per questa prima edizione del telegiornale di Teledeon, che termina qui. Grazie per aver prestato la vostra attenzione. Vi rimandiamo alla prossima edizione del nostro telegiornale.